Personaggio secondario? Io? No, no signore. Perché io ti prenderò. Sono passati solo 3 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e qui sta per iniziare un fantastico inseguimento. Ecco a voi il poeta Pablo Neruda. Posso scrivere i versi più tristi questa notte? Dicono che Neruda sia il comunista più importante del mondo. Mi perseguitano nell'ultimo posto al mondo in cui vorrei che lo facessero. Qui in Cile. Buonasera, signor Presidente. Lei conosce Neruda? No, io no. Sì, signore. Lo prenda e lo umili. Dovremo diventare clandestini. Mi dispiace, non posso farle lasciare il paese. Ti amo, poeta. Ti amo. Non immagini quanto. Dove sarà? Non lo sappiamo. Diventerò il suo peggior incubo. Vuoi forse che ti trovino? Mi piacerebbe sentirli più vicini. Deve pure essere da qualche parte. Sì, ha ragione. In questa storia giriamo tutti intorno al protagonista. C'è un personaggio principale e uno secondario. Quello che vuole è una fuga grandiosa. Per questo lottiamo, compagni. L'unica cosa che le chiedo è di essere più umile. L'artista sono io. Sono io. L'artista qui sono io. Nei romanzi la polizia insegue l'assassino fino alla fine. Pablo! Voglio essere testimone della tua morte. E sarò io il personaggio principale. Questa dovrà diventare una caccia selvaggia. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!